Ora sembrerò un po' una pazza, però voi non vi preoccupate. Buongiorno ragazzi, sono in Portogallo e sto girando questo video completamente con il mio cellulare e quindi sembra un'ottima introduzione per questo video perché oggi vi insegno come girare un video per YouTube, un vlog completamente con il vostro cellulare. Voglio iniziare questo video dicendo che io non sono un'esperta, non sono una fotografa professionista, non sono una videografa professionista, assolutamente, sono semplicemente una ragazza che nell'ultimo anno e mezzo ha viaggiato tantissimo e ha fatto tantissimo video con il proprio cellulare perché semplicemente è più comodo, è più piccolo, si porta ovunque, non pesa, è semplicemente più facile a volte, e che vi vuole passare qualche consiglio o qualche tecnica che ho imparato io nell'ultimo anno e mezzo. Quindi assolutamente non mi metto come sul piedistallo, come esperta, so tutto io, voglio semplicemente cercare di aiutarvi e passarvi qualche informazione che in questo ultimo anno e mezzo spero di aver capito. Non starò qui a mentirvi e a dirvi che la qualità del vostro cellulare, della fotocamera del vostro cellulare non conta niente, perché non è vero, però ci sono tantissime cose che potete fare nonostante la qualità sia bassa per migliorare i vostri video fatti con il cellulare. Che voi abbiate un cellulare strafigo o meno, ricordatevi, e questo vale per tutti i telefoni solitamente, che la camera posteriore, cioè non quella che sto usando io ora, quella posteriore è sempre migliore di quella frontale, quindi se dovete scegliere, scegliete sempre di riprendere con la camera posteriore. La luce è tua amica, la luce dovrebbe sempre stare di fronte a te e non dietro di te, e più la luce è giusta e più la qualità del video sarà migliore. Attenti però, troppa luce sparata in faccia come ora, il sole è la luce migliore, ovviamente è troppo, innanzitutto non puoi tenere gli occhi aperti ed è troppo forte, quindi o ti puoi girare un po' e fare un controluce oppure semplicemente metterti all'ombra senza avere la luce diretta dietro, quindi tutta all'ombra. Ad esempio ora sono completamente all'ombra, però ho la luce diretta che sta davanti e il video è perfetto. Se cercate di girare i vostri video durante il giorno e non durante la notte, perché ovviamente durante la notte la qualità dei video si abbasserà perché ci sarà poca luce, già il cellulare insomma non è che c'è una telecamera fantastica, quindi cercate di fare i video di giorno però all'ombra, non con la luce completamente diretta, e con la luce che è di fronte a voi e non dietro di voi, così da potervi illuminare. Trattatela come una vera e propria fotocamera, perché se prendete il cellulare e pensate vabbè è solo un cellulare, sto solo facendo un video con il cellulare, e lo trattate con semplicità, ovviamente i vostri video ne risentiranno. Se invece lo trattate come trattereste una macchina fotografica da 1000 euro, sicuramente i vostri video verranno meglio. Quindi cercate di fare dei video intenzionalmente, nel senso, prima di andare lì e scattare come si fa solitamente con un cellulare, pensate esattamente a quello che volete riprendere, alla storia che c'è dietro, qual è il filo che state seguendo, e fate dei video che abbiano un senso, perché se no, se fare video un po' così, uno di qua, uno di là, poi quando li mettete insieme non avrà assolutamente senso. Quindi cercate di dare un filo ai video che state facendo trattando il vostro cellulare come una vera e propria macchina e non come un, diciamo, un giocattolo. Le posizioni del corpo. Se non avete i gimbal, di cui parlerò dopo, e usate solo il vostro corpo per riprendervi, vi faccio vedere alcune posizioni che potete usare per non tremare troppo mentre fate i video. Montate il cellulare qui, per non tremare troppo abbassate le ginocchia, le mani stabili così tese, e muovete solo le ginocchia così, quindi solo le ginocchia si muovono, questa parte deve rimanere ferma, e fate così. Ovviamente non sarà perfetto, vi prenderanno per una pazza, però non fa niente. Un'altra posizione, insomma, che faccio tai chi praticamente, è avere la fotocamera nella vostra mano e usare il vostro braccio teso, e quindi usare il braccio come il vostro gimbal e semplicemente muovervi lateralmente cercando di non muovere il braccio. Se volete fare una ripresa di un qualcosa che avete davanti, piegate sempre un po' le gambe per stabilità. Mi stanno guardando male. Prendete il cellulare in mano e semplicemente sempre mantenete tutto fermo e muovete semplicemente il torso, quindi tipo da così, fate così, stessa cosa dall'alto al basso, dal basso all'alto. Poi se volete fare zoom, come vi ho fatto vedere prima, lateralmente abbassate e venite avanti.
Un'altra cosa che vi può aiutare tantissimo nel fare, diciamo, queste manovre è il pop socket, che io ho oramai da 1 anno e mezzo e sono completamente innamorata. È sempre lo stesso, è fantastico, l'ho pagato 6 euro su Amazon. Il pop socket lo attaccate al vostro cellulare o alla vostra copertina, potete infilarci le dita dentro e quando fate le riprese appunto saranno molto più smooth, perché non dovete tenere il cellulare, diciamo così, con la paura che cade. Infilate, tendete il braccio e usate il cellulare senza problemi, ovviamente in sia verticale che orizzontale. Pure questo fa davvero la differenza, anche questo dall'alto al basso, stessa cosa. Penso che vi può aiutare tantissimo, 6 euro su Amazon, vi lascio sempre le informazioni qua sotto. Concentratevi sui dettagli, probabilmente la vostra fotocamera avrà una qualità migliore sugli oggetti più vicini, quindi vi consiglio di concentrarvi sui dettagli, non fare un video solo sui dettagli o solo sugli zoom in o solo sulle cose estremamente vicine, ma ovviamente se la qualità è migliore con gli oggetti più vicini vi consiglio di non fare delle riprese panoramiche o troppe riprese panoramiche, perché ne perderai di qualità. Quindi perché no, cerca di aumentare la quantità di riprese che fai da vicino o quindi magari dei particolari di un certo posto che danno la sensazione di quello che stai provando, di com'è quel posto o dell'energia, insomma cerca di concentrarti anche sui dettagli. Usa delle applicazioni che ti possono aiutare a regolare i tuoi video, ad esempio io uso Filmic Pro, è un'applicazione che si compra, mi sa che costa sui 4 euro, però ti aiuta a regolare tantissime cose, come puoi regolarle sulla macchina fotografica, quindi soprattutto se sei bravo con la macchina fotografica e sai regolare anche tutte le funzioni della fotocamera, potresti scaricare una di queste applicazioni e regolarle anche sul tuo telefono. Usa un aiuto esterno, cioè il gimbal o gimbal, non mi ricordo mai come si pronuncia, comunque quello che sto usando io, che mi permette di fare questo, eccolo, è questo qui che vedete nell'ombra, mi permette di fare questo, questo e tutti questi movimenti molto aggraziati rispetto a magari riprendermi semplicemente stendendo la mia mano. Mi vedete spesso farlo, però ovviamente la qualità del video non è la stessa. Il gimbal, diciamo, che ha cambiato i miei video da, diciamo, amatoriali a, non dico professionali perché non me la sento, però ovviamente dà un look molto più professionale ai vostri video. Che cosa fa esattamente il gimbal? Il gimbal praticamente stabilizza il cellulare e annulla il tremolio delle riprese se tieni la telecamera in mano. Inoltre questo che ho io serve anche da treppiedi, cioè nella scatolina ha un treppiedi che si attacca al manico del gimbal e quindi potete usarlo semplicemente per fare riprese, per riprendervi. Io ho girato tantissimi video così e devo dire che in generale è un game changer, soprattutto se fate questo, diciamo, questo lavoro in maniera semi professionale. Me ne fido però di fare dei video solo con il mio cellulare grazie al mio gimbal. Il gimbal questo qui che ho comprato, ve lo lascio nella descrizione qui sotto, ha oltre, scusate che ora l'ho attaccato, appunto ad essere un gimbal che potete usare semplicemente quando camminate per fare delle riprese molto smooth, ha questo bellissimo piedistallo. Se devi girare un video come ad esempio quelli che faccio io, dove per esempio ora ho parlato di dove andare a Bali, cosa fare a Bali, mi sono messa qui davanti, ho solo avuto bisogno del mio gimbal e del mio piedistallo e ho appena girato 1 ora di video, quindi si può. Ovviamente è una spesa maggiore, questo l'ho pagato sui 180 euro, però io faccio questo lavoro e quindi ovviamente a me serve, quindi l'ho comprato, quindi valutate prima di spendere i soldi se vi serve veramente o meno. Però devo dire che veramente ha cambiato la qualità dei miei video. Vi lascio il link qui sotto al gimbal che uso io, che secondo me è perfetto e penso che sia stata una delle spese migliori di quest'anno. Un altro alleato del vostro cellulare, ovviamente che costa molto di meno e poi dipende, io ne ho comprati da Tiger per 5 euro, però ci sono anche quelle veramente professionali che costano dai 90 euro in su, quindi dipende. Sono delle lentine che attaccate alla fotocamera del vostro cellulare con una specie di molletta e una volta che le attaccate danno un effetto diverso al vostro video, cioè possono dare l'effetto fisheye, dove tutto è più ingrandito e arrotondato e appunto si chiama fisheye perché è come l'occhio di un pesce. Oppure c'è il grandangolo che vi permetterà di fare delle riprese molto più grandi, di riprendere più cose nel vostro video perché appunto aumenta l'angolo. Oppure il macro che vi permette di fare delle riprese a degli oggetti molto piccoli prendendo tutti i loro dettagli. Poi ce ne sono tantissime altre, però queste tre mi sembra che sono le basi. Ultima cosa, se
vedete che con le mani traballate troppo, non avete il gimbal, potete appoggiarvi semplicemente a qualcosa come sto facendo io ora. Ho appoggiato il mio cellulare su un ammasso di tronchi e quindi ora mi sto riprendendo così perché non avevo il treppiedi oggi. Però se volete riprendere anche qualsiasi altra cosa, appoggiate il vostro cellulare su una parte stabile e muovete il vostro cellulare usando quella parte per stabilizzare il movimento. Non so se avete capito. Comunque giratevi intorno, ricordate se c'è qualcosa dove potete appoggiare il cellulare per fare questi movimenti che vi ho fatto vedere prima, in alto, in basso, destra, sinistra, appoggiando il cellulare e quindi stabilizzandolo in quel modo. Ultimo consiglio che vi posso dare è: create un vostro stile, create dei video che voi vorreste vedere, nel senso, va benissimo la qualità, insomma, fare dei video di qualità, ma anche con le migliori riprese, con qualsiasi macchina, se poi non c'è, diciamo, una storia dietro, se non c'è uno stile dietro, se c'è un qualcosa che effettivamente volete raccontare, il video comunque non attirerà persone o comunque non passerà niente di quello che volete far passare o magari delle esperienze che avete vissuto in quel posto. Quindi un ultimo consiglio che vi posso dare è quello di fare dei video con un'intenzione, con uno stile, con una storia, perché non importa alla fine la qualità, ma importa quello che riuscite a trasmettere con i vostri video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Farei una ruota, sarebbe molto bello fare una ruota qui, ma non faccio una ruota da quando ho 6 anni, quindi forse mi spaccherei il collo. Se vi è piaciuto questo video, datemi un mi piace, grazie aereo. Iscrivetevi, vedete il video su come non essere timidi davanti agli altri. Io ad esempio qui sono in un posto, diciamo, pubblico, le persone mi guardano come una matta, ma a me non mi importa niente. E quindi faccio vedere in questo video come ho superato queste paure di riprendermi in pubblico. E niente, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima e buoni video con i vostri cellulari. Seguitemi su Instagram dove vedete come faccio i video con il cellulare ogni giorno.